Allora, ecco qui la lavorazione. Luce di cortesia, vano tappetini. La stessa cosa posteriormente. Poi abbiamo curato l'illuminazione. Ecco qui. Questa è tutta una predisposizione che abbiamo creato noi. La stessa cosa l'abbiamo creata per tutti gli sportelli posteriori, che tra l'altro hanno anche il vano porta bevande. Eccolo qua. Stessa cosa abbiamo fatto qui. Guardate sotto il cruscotto che cosa abbiamo creato. Adesso ve lo facciamo vedere meglio. Ecco qui. Di sera abbiamo un effetto bellissimo. E adesso passiamo all'Apple TV con screen mirroring direttamente sul monitor di serie. Quindi per tutti coloro che hanno questa autovettura Toyota CHR, se non hanno le luci ambient e le luci di illuminazione su porta bevande, possiamo farlo noi. Se puoi riaccendere un attimo, Giovanni, grazie. Ecco qua, e voilà. Adesso vi facciamo dimostrazione. Allora, dato che per questa macchina il car tablet ancora non è disponibile perché il monitor è molto particolare, siamo riusciti a creare una connessione in cui i clienti possono collegare o l'interfaccia screen mirroring che condivide tutto quello che visualizzano dal proprio smartphone direttamente al monitor di serie, o addirittura l'Apple TV. Eccoci qua. E tutto questo che stiamo visualizzando lo vedete direttamente sul monitor originale. Ok, adesso senza che facciamo vedere le password possiamo fare anche l'interfaccia screen mirroring. Ovviamente adesso non abbiamo il telefono del cliente e non vi facciamo vedere come funziona, però insomma è semplice. Una volta che si attiva lo screen mirroring, tutto quello che usate dello smartphone lo vedete direttamente sul monitor originale. Possiamo avere Netflix, come vedete. Guardate l'effetto dell'illuminazione che abbiamo creato, di sera è bellissimo, ma anche di giorno ha un ottimo effetto visivo. Vi ringrazio, buona giornata, ci vediamo nel pomeriggio.